un libro dedicato alla promozione del Roseto in Serie A2, un instant book per fissare le immagini più belle di una stagione indimenticabile. E l'altro ieri sera alla Villa Comunale di Roseto ancora una volta i rosetani hanno dato prova del loro attaccamento alla squadra. Sala gremita per assistere alla presentazione del volume e orecchie ben attente per carpire dalle parole del presidente Martinelli o da quelle di Andrea Meneghin, il solo giocatore presente, buone nuove per la prossima stagione. Assente giustificato per le note divergenze con Martinelli, il presidente di sempre Giovanni Giunco. Toni Trullo, il coach della promozione, un altro che con Martinelli non ha trovato il feeling, presente ma in maniera defilata. Apprezzata invece la presenza del presidente del Campli Basket, Lucio Del Paggio. Parliamo con Luca Maggitti che insieme a Giorgio Pomponi e insieme a Lorenzo Settepanella che ha curato le schede tecniche è uno degli autori di questo libro. Come nasce l'idea? È la domanda prima scontata. Ma guarda, forse l'idea nasce da un momento abbastanza duro, cioè dallo 0-4 iniziale. Conoscemmo i giocatori, siamo stati anche a cena con loro e da lì nacque la voglia con alcuni amici di comunque fermare questa stagione, perché conoscendoli e cominciandoli ad apprezzare noi nel nostro profondo, anche se nessuno ci avrebbe scommesso all'epoca, nutrivamo qualche speranza di promozione o comunque di un campionato fantastico. Poi è nato il sito internet roseto.com, poi è stato quasi naturale raccogliere questa somma di emozioni e di materiale per farne un libro con il supporto indispensabile, quindi questo lavoro a tre con Giorgio Pomponi e Lorenzo Stepanella. Ci siamo divertiti nel tempo record di un mese e ci è piaciuto farlo. Ecco, cosa trovano i tifosi, gli appassionati in questo libro? Intanto abbiamo visto una buonissima veste grafica, ricco di fotografie soprattutto. Sì, abbiamo inteso fortemente fermare in tutti i sensi questa stagione, ovvero molto spesso un volume che deve glorificare un'annata si perde dietro editoriali o dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano e poi magari sono tutte uguali. Noi abbiamo riportato fedelmente tutto il campionato, quindi tutti i tabellini, tutte le statistiche, le schede tecniche di ciascun giocatore, tutti gli accadimenti degni di nota, e quindi chiunque può vedere l'esatta fotografia del campionato. La veste grafica e le foto secondo noi erano indispensabili, perché spesso un lavoro almeno dalle nostre parti viene penalizzato, quindi l'aspetto grafico non è mai considerato abbastanza, ed invece uno sport così spettacolare, così bello da vedere come il basket, meritava questo trattamento. Abbiamo ricorso ad un grafico credo di indubbio valore come Andrea Zweibel e quindi abbiamo ottenuto un risultato che ci soddisfa. Enrico Schiavino di Superbasket ha partecipato alla presentazione del libro dedicato a Roseto, ha misurato questa sera un po' dell'entusiasmo dei rosetani. Sì, un termometro che segna una febbre altissima che al nord non sempre si percepisce, al nord o comunque nel resto d'Italia non sempre si percepisce. Il fatto di portare questa squadra e questa città, soprattutto in Serie A, io penso che sia importante, perché darà l'idea a chi non segue con attenzione, non ha seguito con attenzione la Serie B, di quanta passione si possa trovare anche in una piazza come questa, che è stata lontana per tanto tempo dal grande palcoscenico, ma che merita di misurarsi con le grandi realtà, anche con Bologna o diciamo con le grandi realtà. Magari potrebbe essere una sfida appassionante, affascinante, subito una bella Coppa Italia contro una delle grandi di A1. Le foto di questo libro fissano, congelano questa annata, però ovviamente la vita continua, la vita sportiva continua. Dove giocheranno prossimo? Sono momenti decisamente importanti questi qua, si tratta di vedere il bene di tutti quanti. Io col cuore spero di giocare sempre qui a Roseto, anche perché è normale dopo qualcosa che si è conquistato, ma credo di parlare per tutti i miei compagni di squadra, tutti vorrebbero rimanere qui. Chiaramente bisogna che ci siano, questo è un nuovo anno, una nuova categoria, bisogna che ci siano i presupposti da entrambe le parti per far sì che il rapporto vada nel migliore dei modi.